Niner 0, climb and maintain 1-2 now. Bombardier, Yankee Papa Mike, you are 0 above your assigned altitude. Turn right, heading 220, proceed on course. Climb and maintain flight level 340. Pacifica, Niner 071, contact Marseille Center on 120.8, Uni, Foxtrot. Mettiamo il GPS grande. Aspettate un secondo. Ok. Terrain. Ok, stiamo per arrivare a Chantillon. Ok. Mettiamo heading. Ok, nav mode. Ok. Weather, vediamo weather com'è. Weather. Ok. Wind, ok, wind 14 fino a 2009, mettiamo. Ok, vai, ci siamo. A 2008, che è la quota di circuito. In realtà noi non lo faremo, faremo un diretto. Ritorna. Ok. Airport list. Aosta. Traffic. Select runway. 27. Stop landing. No. Stiamo facendo il pelo alle montagne. Ok, perfetto. Possiamo andare belli spediti, tanto l'aeroporto è lontano. E ci facciamo lo straight in approach. Settato per l'arrivo. Ok, lasciamo il GPS aperto. Siamo su Chantillon. Siamo dritti verso la pista. Ok, 11 miglia ci abbiamo. Abbiamo ancora 5.500 in discesa. Announce position, facciamo un altro. Direi che tanto non ci serve a niente per ora quello, tanto... Ah,
al final, sì, quando saremo un final. Per ora stiamo scendendo, guardate che bella la valle con tutta la... con tutte le nubi. Vediamo weather, io l'ho settato con advanced weather, ok, cumulus broken, ok, light, ok, qua me l'ha preso. Anche controlliamo, customize, advanced weather, wind, sì, tanto non cambia, ok, ok, ok. Riduciamo un po' motore, ok, mettiamo luce in cabina, ok, guardate che belle le montagne, guardate qui la strada, ok, tra un po' vedete i veicoli, la remote è tutto settato, ora poi staccherò la riduciamo un pochino il radio di discesa a 500. Ora allora ecco la strada, ok, aspettate che salvo l'inima in approach 2, ok. Riduciamo potenza motore, andiamo tutta miscela, ok, riduciamo tanto la pista è davanti a noi, e allora faccio una cosa, entro dentro, tanto questo è tutto settato, andiamo qui on final. Ecco, siamo di long final. Disconnettiamo l'autopilota, ok. Andiamo nel nostro bel cockpit 3D, come nella realtà.
Ok, guardate che copertura nuvolosa che abbiamo. Ok, c'è un po' di foschia. Ok. Ok, la pista dovrebbe essere davanti a noi. Ok, trim, ok, andiamo motore. Non si vede un granché. Abbiamo low fuel, perfetto. Non si vede un accidenti. Che è successo? Come mai mi ha messo questa visibilità qui? Non va mica bene. Io non ci avrei questa visibilità. Allora, customize. Ah, santo cielo. Temperature, ok, visibility. 60 km, wind, ok, clouds, ok, ah ecco, ora mi torna, aveva sbagliato lui, ok. L'alberello non lo becchiamo, diamo la manetta, ok, diamo, ok, occhio all'alberello, vediamo solo la parte finale dell'atterraggio. Maps, instant replay, mettiamo 30 secondi nemmeno tanto. Bene. Con fuel 95.
Antenna 227, ok. E ora facciamo il rullaggio e poi liberiamo appena arriviamo. Vi ho fatto vedere tutte e due le versioni, quella in cui arrivo bene e quella in cui arrivo invece praticamente sbagliando l'avvicinamento. Aspettate, ora mi fermo. E con questa vista vi lascio, perché può succedere alle volte, ma non succede nulla, nel senso si fa comunque un circuito, si ricontinua e poi si fa l'atterraggio con la virata sempre a sinistra, quindi in pratica si spende più carburante, ma poi alla fine compatibilmente al traffico che c'è non è un problema praticamente fare un circuito e atterrare. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.